con Barbara Guarischi qui da Seregno a vedere una partita di calcio finalmente. Intanto, calcio e ciclismo hanno qualcosa in comune? Ma sicuramente la stessa passione, sicuramente c'è tanta passione e questo poi è quello che spinge le ragazze tutti i giorni a scendere in campo al di là di tutto quello che c'è dietro, quindi l'impegno da parte di tutti è massimo sia nel ciclismo sia nel calcio e niente. E quindi è l'impegno. Esatto. Per essere un atleta professionista bisogna impegnarsi. Ecco, tu adesso hai la fortuna di avere davanti 2 anni veramente impegnativi, lo sai, hai il sorriso sul volto, ciò significa che sei soddisfatta. Come vedi il tuo biennio, ovviamente nel ciclismo e non nel calcio? Sì, diciamo che è un po', questa è un po' una ciliegina sulla torta, un po' quasi un ringraziamento a tutto quello che ha dato in questi anni nel ciclismo, sicuramente è un punto di partenza e non un punto d'arrivo. E sono molto motivata, ti devo dire la verità, e non vedo l'ora di iniziare a riprepararmi, già un po' lo sto facendo, e però ecco, tra qualche settimana ricomincerò a pieno e non vedo l'ora. Ecco, invece da ultimo il tuo rapporto con il calcio, visto che so che qualche anno fa ormai avevi deciso di iniziare, hai iniziato una piccola carriera, insomma. Sì, diciamo che ho smesso un po' perché non c'era la squadra, un po' per i miei genitori, allora andavo a scuola, loro lavoravano e quindi era un po' difficile portarmi al campo di calcio più vicino. Però mi piace tantissimo, lo seguo, seguo le ragazze, seguo il campionato, seguo gli europei, i mondiali e è bello, bello, vorrei seguire di più, onestamente. Ecco, quindi ti riaspettiamo qui a Seregno. Grazie.